Mantova ha una storia particolare. È una storia che racconta di una trasformazione del proprio territorio data dalla tecnologia. Se non si è curiosi non si riesce a capire dove va il mondo. Se non si riesce a capire dove va il mondo non si riesce ad anticipare le richieste. Se non si riescono ad anticipare le richieste non si è pronti per raccogliere le sfide. Sinergia per noi è fondamentale, non possiamo dimenticarci che noi siamo parte di un gruppo, c'è una diffusione di competenze trasversale. Mi sembra che il nuovo azionariato sia con la testa che col cuore sia molto presente e molto vicino, e quindi in primo luogo in bocca al lupo per questa bellissima avventura che so che è stata anche frutto di un insieme di sinergie positive anche a livello esecutivo. Ringraziamento va alla Walter Tosto, ai manager che hanno voluto questa bellissima iniziativa che ci ha permesso di ricordare e di raccontare quello che nei decenni passati noi abbiamo vissuto nella nostra vita lavorativa. Questo qui era il DNA della Velleri, fare cose nuove sempre in modo innovativo, mai copiare le vecchie soluzioni. Dove c'era un qualcosa di innovativo, noi riuscivamo in qualche maniera, mettendo insieme varie sinergie, studiando soluzioni adeguate, ad essere anche più competitivi degli altri. Si è sempre cercato con la massima forza, il massimo impegno, il coinvolgimento di tutti, di soddisfare quelle che potevano essere le esigenze del cliente da un punto di vista del prodotto che si doveva dare, della qualità che si doveva dare e dei tempi di consegna che si dovevano rispettare. Il signor Bellelli, che tutti i giorni faceva il giro nei vari reparti, era il primo che cercava di coinvolgerli tutti, il capo con l'operaio, l'operaio con l'apprendista. Noi dobbiamo essere capaci di seguire le dinamiche del mercato e di rispondere ai cambiamenti. Il cambiamento ci impone una struttura flessibile e una capacità di mantenere con questa flessibilità la capacità di rispondere alle esigenze sempre diverse. La nostra sfida non è più il gigantismo, la nostra sfida è l'automazione, la nostra sfida è il senso pratico dell'innovazione, che non necessariamente deve generare delle mega quantità, ma deve generare delle cose che si devono poter fare in poco tempo, con capacità, con qualità, perché è solo quello, la difficoltà unita alla qualità, che crea la leva competitiva per aziende italiane e in generale aziende europee. Sono con Boss, ci sono le condizioni per far bene, certamente ci vuole tempo. Auguri, buon appetito e grazie. Momento di festa, festa, ci fa piacere offrire un momento musicale. Ci fa piacere offrire un momento in cui si ripercorra la storia dell'azienda. La storia dell'azienda non è nostra, non è soltanto vostra, non è soltanto delle persone che ci hanno lavorato in questi 70 anni, è di tutti, e quindi come tale non ha né colore né bandiera ed è solamente e per tutti festa. Grazie.
quando lei dice, se ben ricordo, io vedevo i prodotti della Belleri e pensavo come cavolo si fanno a fare così bene, non ci arriverò mai. Adesso lei ci è arrivato, intanto complimenti, perché da questo punto di vista nella vita queste anche sono soddisfazioni. E quella poi è l'ambizione. Per poter far bene, e noi abbiamo l'interesse come management, come persone che gestiscono attualmente la Belleri, hanno voglia di far bene, noi ci impegneremo a poter ricreare questo stato d'animo della squadra, del management che possa essere di spinta, dei lavoratori che possano avere l'entusiasmo nel poter dire questo componente o questa fabbricazione o questa particolare lavorazione o questa macchina è stata autocostruita o comunque oggi è nostra, per ricreare quello spirito necessario che è questo bellissimo logo che abbiamo dietro le nostre magliette, che è ritornato a essere dietro le maglie dei lavoratori Belleri, perché la Belleri è grande nel mondo e lo sarà sempre.